Eccoci qui, Pino Turi, segretario generale UIL Scuola, Piazza del Popolo, 16 dicembre, alcuni giorni fa Turi avete scioperato per la scuola, oggi la scuola non partecipa ma siete comunque presenti. C'è un filo comune tra il 10 e il 16, ovviamente. Le nostre confederazioni stanno portando avanti anche nella piattaforma di oggi la scuola come punto principale da risolvere, perché la scuola è un pezzo dello Stato, una istituzione sociale, un'istituzione politica e non può essere disgiunta da tutto quello che è il mondo del lavoro. E quindi oggi il mondo del lavoro è in piazza per protestare perché è stato marginalizzato. Si è iniziato dalla scuola, ma si comincia e si continua anche sugli altri settori. Turi, avete ricevuto una convocazione su uno dei punti nodali della vostra protesta, quello della mobilità. Avete anche però prodotto una risposta che prima del confronto, nella quale prima del confronto chiedete una revisione e delle rassicurazioni politiche. Allora, noi abbiamo avuto una convocazione da parte del direttore generale del personale e quindi siamo sul livello tecnico. Prima di riavviare le relazioni sindacali c'è bisogno di un chiarimento politico e direi di più, una assicurazione politica, perché noi andiamo a un tavolo avendo una prospettiva che non è quella di ieri. Il dopo sciopero non è la stessa cosa del prima dello sciopero, quindi c'è bisogno di chiarire le prospettive. Chiarire le prospettive politiche su cui confrontarsi. Ovviamente noi siamo sempre disponibili a riavviare le relazioni sindacali, ma sulla base della chiarezza che al momento non c'è. Sembra che non fosse come se non fosse successo niente, invece sta accadendo tanto. Ieri avete anche scritto al ministro, che cosa avete chiesto a Patrizio Bianchi? Abbiamo chiesto un chiarimento politico prima di riavviare le relazioni sindacali, che vanno riavviate, ma vanno riavviate su basi nuove che non sono quelle degli ultimi 10 mesi, sono quelle del futuro che ci avvicina al rinnovo del contratto di lavoro e non è una procedura burocratica, è una cosa seria che va affrontata seriamente. Non ci sono buone notizie però sul fronte del rinnovo del contratto, 200 milioni per la scuola, non possono bastare, Turi? 200 milioni sono soltanto un atto simbolico, tra le altre cose serviranno più che altro per prorogare i contratti ATA e quindi rimane ben poco per la contrattazione. Noi la contrattazione cominceremo a parlare di contratto quando ci sarà la chiusura della finanziaria e capiremo quali sono le risorse su cui fare affidamento. E non escludo che ci sarà ancora un'altra stagione di proteste e di scioperi. Quindi lo sciopero potrebbe prolungarsi e comunque essere ribadito anche nel 2022, questo ci stai dicendo, Turi? Lo sciopero è uno strumento e gli strumenti si utilizzano per raggiungere degli obiettivi. Se l'obiettivo non è raggiunto bisogna utilizzare tutti gli strumenti. Ovviamente quello dello sciopero è l'ultima ratio, è l'ultimo strumento, ma è uno degli strumenti che, come vedete, fa muovere la politica. Perché che se ne dica, è vero anche che l'adesione non è stata eccezionale, ma si sta parlando di scuola quando invece c'è stato un momento in cui si era stata marginalizzata proprio l'argomento e oggi lo rilanciamo in questa piazza. Bene, grazie a Pino Turi, segretario generale UIL Scuola.